certo, è chiarissimo per me, poi per gli altri non lo so. Una cosa molto fumosa, nonostante tutte le trasmissioni TV. C'è chi le dà ben chiare, chi invece ancora si confessa confuso. Ma comunque domenica 4 dicembre gli italiani saranno chiamati alle urne e si voterà infatti per il referendum costituzionale. Gli elettori dovranno rispondere con un sì o con un no al quesito referendario che è il seguente: approvate voi il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte seconda della Costituzione. Ma quanto gli aretini conoscono i quesiti e le variazioni proposte? Sono chiari questi cinque quesiti? Sono chiari, però non ci vedo chiaro io in nessuno dei cinque. Ecco, si parla di CNEL, il titolo quinto, ma le persone alla fine conoscono cosa andranno a votare? Non credo, perché non è molto chiara ancora, secondo me. Ma secondo me non troppo, ecco. Devo dire la verità. Ecco, non è chiaro cosa si andrà a votare, l'abolizione del CNEL, ma è chiaro cosa è? Quali sono le sue... Sì, è un istituto per, nazionale per il commercio e per il lavoro, insomma, ecco. La revisione del titolo quinto, cioè consapevole... Lo sappiamo. Tutte. Quanti articoli verranno modificati, questo si sa? Bisogna approfondirlo, non lo so, ora io... Conosce quello che andrà a votare? Ma io mi auguro di sì, perché altrimenti non si raggiunge lo scopo. Io penso di essere abbastanza convinta. Si parla di modifica della Costituzione, quanti articoli verranno modificati? Questo si sa? Sì, certo che si sa. Cioè, quelli che lo vogliono far capire che non lo vogliono sapere non lo sanno, ma quelli che lo vogliono sapere lo sanno.